il primo sguardo è sempre comunque un po' di curiosità, di stupore. Sicuramente lo sguardo è generale, cade sulla carrozzina. Nel momento in cui poi inizio a parlare, diciamo che la carrozzina passa un po' in secondo piano, quindi il fatto che il paziente poi si affidi effettivamente, indipendentemente da quella che è la condizione, ecco, è una cosa che sicuramente mi fa stare bene. Nel 2011 il chirurgo Marco Dolfini rimane paralizzato alle gambe a causa di un grave incidente. L'incidente è avvenuto quando avevo 30 anni, ero sposato da 2 mesi scarsi, avevo iniziato a lavorare da 2 settimane scarse, quindi diciamo che è un po' una bomba all'interno della mia vita. Dovevo capire solo come riorganizzare, ecco, come ricucirmi addosso, diciamo, una normalità, ecco, nelle nuove condizioni. Se effettivamente l'incidente poteva aver messo la parola fine, lo dovevo scoprire io solo provando, quindi provando ovviamente lontano da pazienti, lontano, ecco, da cavie umane, però dovevo scoprire io in prima persona che cosa potevo ancora fare. Dopo mesi di riabilitazione grazie ad una carrozzina innovativa, Marco è tornato ad operare. Nasce dalla struttura base di una carrozzina elettronica verticalizzabile, appunto, quindi con la capacità, con dei comandi al joystick, di potermi portare in posizione eretta, quindi da passare da una posizione seduta con un comando al joystick, passare in piedi in modo tale da avere una posizione anche, insomma, di facilità rispetto al letto del paziente, avendo bisogno con la chirurgia ortopedica di fare un certo tipo, ecco, di sforzi e di, diciamo, di attività fisica, ecco. Di nuovo con i comandi a joystick sono poi in grado di spostarmi, quindi anche dalla posizione in piedi, anche all'interno della sala operatoria riesco comunque a spostarmi e a muovermi, sempre avendo arretrato anche il joystick all'altezza del gomito, anche in condizioni di sterilità. Rispetto magari ad altre soluzioni, è quella che, considerato il tipo di chirurgia abbastanza dinamica, è quella che mi consente, dal momento in cui ci salgo sopra, al termine dell'operazione, di essere autonomo dalla A alla Z, quindi non aver bisogno di aiuti esterni per riuscire a fare l'intervento in toto. Nel 2016 Marco ha partecipato alle Paralimpiadi in Brasile, conquistando il 4º posto nel nuoto. Il sogno di ogni persona è quello di poter fare al meglio nel mondo, quindi sicuramente una medaglia paralimpica nel mio caso sarebbe il coronamento di un sogno. Ci sono arrivato vicino con la medaglia di legno dell'anno scorso. Mia moglie dice che è un po' la mia maledizione, perché almeno fossi arrivato 3º, mi mettevo il cuore in pace e restavo un po' più di tempo a casa. Col 4º posto, a 0,5 secondo scarso dal 3º, diciamo che quello purtroppo è uno stimolo che per uno competitivo come me, ecco, è una cosa che rimane un po' lì a metà, non va ancora giù.